Buongiorno, invito a una breve riflessione biblica per la domenica del battesimo del nostro Signore, anno B, la lettura del Vangelo è tratta dal Vangelo secondo Marco, capitolo 1, versetti 7 a 11. Il Vangelo di Marco inizia con la descrizione di attività di Giovanni il Battista, che faceva un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. E la nostra lettura di questa domenica inizia dal versetto 7 perché da questo versetto Giovanni il Battista parla direttamente di Gesù, che viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi battezzo con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ma la descrizione propria del battesimo di Gesù inizia solamente dal versetto 9. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. La descrizione e il riferimento al battesimo di Gesù troviamo in tutti e quattro Vangeli, cominciando dal Vangelo di Giovanni, in cui la descrizione non è diretta perché è messo nella bocca di Giovanni il Battista, che parla dello Spirito Santo discendere come una colomba. E questo ricorre in tutti i Vangeli e poi anche della filiazione di Gesù. E ho visto e ho testimoniato che questo è il Figlio di Dio. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 3, la descrizione è molto simile a quella che troviamo nel nostro brano di Marco, al capitolo 1, con una differenza essenziale che subito dopo aver menzionato il battesimo, leggiamo, stava in preghiera e quindi la discesa dello Spirito Santo in questo modo nel Vangelo di Luca sarebbe non direttamente il risultato del battesimo, quanto della sua preghiera, dell'unione di Gesù con il suo Padre. Quindi con la preghiera Gesù richiama la discesa dello Spirito Santo. E infatti, la preghiera, uno dei temi prediletti nel Vangelo di Luca. Dall'altra parte, la descrizione del battesimo nel Vangelo di Matteo è più lunga a causa che c'è questo dialogo tra Giovanni il Battista e Gesù. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: Lascia fare ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Il tema dell'adempimento delle scritture è un tema prediletto nel Vangelo di Matteo, che cerca di mostrare che le profezie, le scritture si compiono in Gesù. Così possiamo vedere che questa descrizione di questo evento del battesimo di Gesù viene presentato da tutti gli evangelisti in modo diverso, perché c'è anche questa funzione che riguarda che un evento viene anche messo in linea della teologia propria di ogni evangelista. E adesso riguardo il nostro testo di questa domenica, che è tratto dal Vangelo di Marco, in genere presenta questi tre elementi. La prima narrazione che riguarda il battesimo stesso, che Gesù viene da Giovanni Battista, poi discendere dello Spirito Santo e la dichiarazione filiale di Gesù. Nella descrizione della discesa dello Spirito Santo, Matteo e Luca usano un verbo generale nel senso di aprire, perciò leggiamo in Matteo: si aprirono per lui i cieli, e in Luca il cielo si aprì.
Invece in Marco c'è un verbo particolare tradotto con squarciarsi, squarciarsi i cieli. Questo verbo in Marco ricorre solamente due volte in due scene, nella nostra descrizione del battesimo di Gesù e poi durante la Passione, al capitolo 15. Il velo del Tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Quindi questo potrebbe essere anche un simbolismo all'inizio del Vangelo, all'inizio della missione di Gesù. Si apre il santuario celeste, si squarciano i cieli e alla fine, alla morte di Gesù, si squarciò il velo del Tempio terrestre. In tutti i quattro Vangeli la discesa dello Spirito Santo viene presentata come una colomba. Il battesimo stesso potrebbe fare riferimento alla storia del diluvio nel libro della Genesi, e proprio della colomba la prima volta nella Bibbia si parla in questa storia. Noè poi fece uscire una colomba per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo. Ma una colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. E gli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Attese altri 7 giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca. E la colomba tornò a lui sul far della sera. Ecco, essa aveva nel becco un ramoscello di olivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri 7 giorni, poi lasciò andare la colomba. Essa non tornò più da lui. Quindi c'è questo doppio simbolismo dell'acqua e della colomba che si richiamano e legano con la storia del diluvio. Perché le acque del diluvio, come si presenta la storia nel libro della Genesi, servivano per purificare l'umanità dalla situazione peccatrice, e la colomba era un segno divino della salvezza. Ed l'elemento più importante nella descrizione del battesimo è questa dichiarazione filiale di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Nella bocca della proclamazione di Giovanni il Battista, e ho visto e ho testimoniato che questo è il Figlio di Dio. Invece, nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca è una citazione dal Salmo 2: Tu sei il Figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Una dichiarazione simile nel Vangelo di Marco abbiamo anche nella storia della Trasfigurazione al capitolo 9. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla sua nube uscì una voce: Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. In base a queste due citazioni c'è proprio il Salmo 2, per esempio al versetto 7 leggiamo: Annunzierò il decreto del Signore. Egli mi ha detto: Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E questo testo viene ancora citato negli altri testi del Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 13. Poiché Dio l'ha attuata per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come sta scritto nel Salmo 2: Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. E anche nella lettera agli Ebrei. Infatti, a quale degli angeli Dio mai ha detto: Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E ancora: Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. La descrizione del battesimo di Gesù si focalizza su due aspetti della rivelazione della figliolanza di Gesù, che Gesù è il Figlio di Dio, e della rivelazione della Santissima Trinità. Vorrei augurare a tutti buona giornata, buona domenica.